Benvenuti a tutti gli amici di Android Blog. Quest'oggi stiamo facendo questo versus interessante tra due dispositivi. Da un lato abbiamo il THL V8S, entrambi sono due dispositivi dual SIM e Android, e di qua abbiamo lo Stonex S7X Ultra. Due dispositivi che montano entrambi un processore quad-core, ma abbiamo 2 GB di RAM e 32 GB di ROM per quanto riguarda il THL, contro invece i 4 GB di ROM espandibili tramite microSD per lo Stonex e il giga di RAM contro i 2, appunto, come già detto, il THL V8S. Anche dal punto di vista del display, parliamo di un HD contro appunto un Full HD. Per quanto riguarda invece il form factor, lo Stonex risulta essere più sottile, più corto di poco, e risulta essere anche un pochino più maneggevole e elegante, a mio avviso. Bene, quindi direi allora di passare subito a vedere come entrambi gestiscono la funzionalità Dual SIM, e direi che praticamente, essendo Android, viene gestita. Ok, qui non la posso vedere perché purtroppo non ho messo SIM, mi sono praticamente finite, ma vi stavo dicendo, praticamente è la stessa grafica che posso trovare sullo Stonex. Praticamente si può scegliere quale attivare, quale non attivare, e se attivate tutte e due si può scegliere quale delle due utilizzare in chiamata, in messaggi o in connessione. Per il resto montano entrambi Android e Jelly Bean. E della memoria abbiamo appunto già parlato. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, andrei subito ad aprirla e vi dico che siamo in presenza di una fotocamera a 13 megapixel nel caso del THL e da 8 megapixel, sempre entrambi con il flash per lo Stonex. Per quanto riguarda le foto realizzate, ecco. Qui possiamo praticamente vedere delle foto che sono state realizzate al nostro classico che ho fatto poco fa, al nostro classico appunto matite dei Schweppes, e niente, sembrerebbe clamoroso, ma a me piace un pochino di più come realizza le foto lo Stonex, benché abbia una fotocamera con i pixel leggermente, scusatemi, leggermente inferiore. Ma mi piace semplicemente perché alle volte mi sembra che questo THL faccia dei colori un po' poco vivi, forse magari anche più, come dire, più consoni alla realtà, ma io preferisco perlomeno i colori vivi, magari anche un po' più cartonati rispetto alla realtà. Se no, comunque stiamo parlando di due ottime fotocamere. Dopo aver visto quindi le foto realizzate, mi soffermerei a vedere qualche altra foto realizzata. Andrei quindi in galleria. Ah, ecco, magari però vediamoci questo video, dato che l'ho lasciato aperto sul THL. Dov'è? Potrebbe essere questo? Sì, ok, perfetto. Allora facciamo così. Facciamo partire il THL e poi lo vediamo sul lato telefono. Considerare che il THL ha uno schermo Full HD, quindi vedere un Full HD su questo dispositivo sicuramente avrà dei vantaggi. Vedete, io sposto il cursore, ma il telefono mi segue tranquillamente. Ottima la visione dei video, infatti, sul THL, anche per lo schermo. Però devo dire che, vedete, sta arrivando anche lo Stonex, e come si può ben vedere, anche qui lo schermo è di ottima qualità. Infatti riesco benissimo a vedere questi dettagli con una buona definizione. Sicuramente forse lo schermo del V8S è un pochino più definito, ma anche questo si difende benissimo. Sinceramente, l'occhio nudo si notano forse minime, se non minimali, differenze. Bene, visto questo, allora direi di andare a vedere qualche altra così interessante, sempre sulla galleria. Quindi andiamo in fotocamera e volevo farvi vedere fotocamera, ecco le foto che avevo fatto all'aperto, eccole qua. Ho sbagliato, scusatemi, eccoci qua, eccoci. Allora, queste sono delle foto che ho realizzato all'aperto, sempre nel mio giardino. E devo dire che il THL è avvantaggiato dai megapixel superiori. Infatti le foto vengono bene entrambe. Anche queste, per esempio, guardate se riesco a farvele vedere le gocce come vengono viste bene. Poi magari queste le metto anche sull'articolo che andrò a fare. Però
quando vado a fare uno zoom particolare, spesso specialmente nei dettagli che io non ho messo a fuoco, quindi che non sono principali nella foto, si sente un bel po' di rumore video, però le foto vengono davvero bene su entrambi i dispositivi. Direi a questo punto di andare a vedere, anzi, più che altro, più che a vedere, a sentirci. Un bel MP3. Direi buono la musica su questo THL-V8S. Nulla di eccezionale, visto che l'audio è abbastanza basso e non di così di qualità, però direi più che sufficiente per un dispositivo come il V8S. Nel frattempo andiamo a sentircelo anche sullo Stonex. Beh, l'audio mi sembra un pochino superiore, un po' più di livello sia di qualità che di volume sullo Stonex. Bene, visto questo, delle email, della ricezione, cosa dire? Delle email che praticamente abbiamo le stesse condizioni, funzionano bene, non si possono ridurre al minimo come classico problema, ma questo è quanto. Nel frattempo apro lo status GPS per farvi vedere un po' come funziona il GPS e vi parlo anche del resto. La ricezione, secondo me, è un pochino migliore sullo Stonex, non tanto per quanto riguarda la ricezione cellulare, che sono più o meno allo stesso livello, lo Stonex è leggermente superiore, ma è di gran lunga superiore, secondo me, lo Stonex per la potenza Wi-Fi. In genere prende sempre una tacca in più rispetto al THL-V8S. Per quanto riguarda il GPS, invece, siamo alla pari, anche se ancora finisce il test. O perlomeno ancora io dico che deve essere finito, visto che non è che c'è una fine, ma questo continua finché non c'è un aggancio ai satelliti. Entrambi ci mettono davvero tanto tempo ad agganciarsi ai satelliti e io non ho tutto questo tempo quando vado a fare le recensioni, altrimenti vi farei addormentare. Detto questo, quindi parlerei infine di autonomia, che più o meno è simile, ci portano entrambi a cena, a sera, senza particolari patemi d'animo. Naturalmente di più no, per varie casistiche, direi, per varie no casistiche, per vari discorsi. Il primo è che entrambi sono dual SIM e quindi hanno una doppia antenna per far funzionare entrambe le SIM. Il THL magari, anche se ha una maggiore batteria, però ha uno schermo Full HD e quindi di conseguenza più o meno vanno ad equipararsi. Detto questo, allo Stonex va dato atto però che quando si va a e ve lo faccio vedere subito, proviamo a ecco, andiamo su The Verge, gli facciamo ricaricare la pagina. Facciamo vai. Ecco, siamo sulla stessa rete Wi-Fi, quindi ecco che arriva leggermente prima il THL-V8S, ma devo dire che entrambi su internet funzionano molto molto bene, non hanno particolari problemi. E proviamo a fare anche un doppio tap su uno e poi sull'altro. Ecco qua, benissimo. Benissimo, anche per... Ok, ho aperto anche un articolo, ma aveva fatto bene il doppio tap. Quello che volevo dire però, nel frattempo che ho aperto il browser, è che quando vado a fare una digitazione, ecco, mi è rimasto aperto quello che ho scritto prima, su questo schermo, per l'uno e per l'altro, sinceramente lo schermo dello Stonex è più preciso. Ecco che vorrà scrivere ciao. Come va? Lo Stonex non ha problemi. Scrivendolo con il THL devo pigiare leggermente di più rispetto. Vedete, ho perso una E, e vabbè, ho sbagliato io magari a digitare, però una E l'ho persa e non l'ho persa perché non sono un granché a scrivere, visto che scrivo tutti i giorni, ma perché questo schermo è leggermente meno sensibile al tocco rispetto alla normale, non rispetto alla normale, magari rispetto a quei top di gamma o comunque dispositivi stile lo Stonex.
Bene, detto questo, direi a questo punto di provare Asphalt su entrambi e poi di salutarci. Ok, Asphalt qui si è bloccata, andiamo bene, riproviamo, vediamo un po' se lo apre. Ok, sì, lo sta aprendo. Ok, abbiamo già disponibile, visto che ci stavo giocando poco fa, lo Stonex, e allora vediamo un po' come funziona. Ah, ok, l'ho aperto così, quindi questo lo capisce al contrario. No, vabbè, devo chiudere e devo fare abbandona e riaprire perché l'accelerometro mi va al contrario e quindi sarebbe impossibile comandare la macchina in questo modo. Eccoci, andiamo, dai, dai, gara. Su, su, su. Ok, eccoci, siamo quasi quasi pronti a partire. Bene, nonostante è partito più tardi, il V8S mi sembra essere un pochino più rapido, però poi quando andiamo a giocare il V8S perde questa rapidità, forse colpa anche un pochino del processore grafico e è un pochino rallentato il gioco quando giochiamo con il THV8S. Sembra come che il processore grafico debba rincorrere praticamente il gioco e la strada. Non abbiamo scatti o salti, però il gioco non mi sembra essere fluidissimo. Per quanto riguarda invece lo Stonex, il gioco invece è particolarmente fluido e si vede comunque ottimamente bene, nonostante non sia un Full HD. D'altronde uno schermo HD per un 5 pollici direi che è più che sufficiente. Vediamo un po' il volume, come vedete risulta essere davvero fluido la giocata e anche quando, se magari riesco a prendere il NOS, anche qua, ecco, mi sono distrutto, andiamo bene, quando prendo il NOS e magari c'è, ecco, vedete, un'accelerata, comunque il dispositivo non ha problemi a gestire una accelerazione di questo livello. Ok, quindi cosa dire di questi due telefoni ora che abbiamo finito la nostra disamina? Direi che sono due ottimi dispositivi. Il prezzo più o meno è quello tra i 250 e i 300 euro, qualche decina di euro a vantaggio del THL, ma siamo lì. Sono due ottimi dispositivi, alcuni hanno delle qualità migliori su alcuni punti, l'altro sull'altro, ma direi che siamo praticamente in questo caso alla pari. Lo schermo è a vantaggio del THL e anche un pochino la velocità generale, che però si perde quando si passa a giocare a Asphalt 7, forse colpa del processore grafico, molto invece di livello superiore comunque sul Stonex, che invece si comporta molto bene sulla fotocamera e nella navigazione web entrambi sono ottimi. Quindi due dispositivi che hanno magari un'eleganza differente, lo Stonex mi piace un pochino di più, anche perché è forse un pochino più maneggevole. Complimenti però devo dire a entrambe le case, sia alla THL che alla Stonex, la nostra casa italiana, davvero due ottimi dispositivi dual SIM, a voi la scelta. Grazie, un saluto a tutti quanti, gli amici di Android Blog.